Cresce sempre di più il numero delle donne vittime di violenza, un fenomeno che ha assunto dimensioni tali da dover essere considerato a tutti gli effetti una vera e propria piaga sociale. Un tema di grande attualità, non facile da affrontare, ma sul quale occorre sensibilizzare le giovani generazioni. Ecco perché l'Associazione Fotonauti, il Coordinamento contro la violenza sulle donne, l'Associazione Onde Donne in Movimento e la cooperativa Etnos, in sinergia con il dirigente dell'Istituto Mario Rapisardi, Santa Iacuzzo, hanno promosso un dibattito che trae spunto dall'ultimo libro fotografico Dalla luna al vento del fotoreporter dell'ANSA Luciano Del Castillo e dalla mostra allestita all'interno della scuola. L'idea nasce a novembre quando vedo sui social network che il nostro amico fotoreporter Luciano Del Castillo pubblica il suo libro fotografico basato contro la violenza sulle donne. Nel frattempo, contemporaneamente, nella nostra città si era formato un coordinamento contro la violenza sulle donne aveva cominciato attivamente a lavorare sul territorio. Da lì nasce l'idea, comunicare un argomento così delicato, qual è quello della violenza contro le donne, attraverso un dibattito partendo proprio dalle immagini fotografiche di donne fotografate in tutto il mondo. Il progetto è nato proprio dopo una serie di eventi che si sono scatenati nello scorso anno. Mi hanno fatto pensare appunto a cominciare questo progetto, cioè dalla violenza domestica e quindi il femminicidio ai fatti più gravi come i rapimenti di Boko Haram o gli attacchi alle ragazze, alle studentesse perché non andassero più a scuola. E così è nato il progetto del libro, che poi è diventato anche una mostra. Un'iniziativa che si inserisce nel progetto Educare al rispetto tra i generi e prevenire la violenza che si sta portando avanti nelle scuole superiori. Abbiamo portato avanti un progetto già da 2 anni, lavoriamo per aprire un centro antiviolenza e sono 11 le associazioni che si sono unite per portare avanti sia la diffusione, ecco, quindi da un punto di vista culturale, formando i ragazzi giovani contro la violenza e sulla parità di genere, ma anche lavorando operativamente con le vittime di violenza e di stalking. Infatti abbiamo già formato delle operatrici e stiamo avviando il centro antiviolenza. Esiste già un servizio che è attivo 24 ore su 24 e presto avremo anche una sede, diciamo, consona.